Non vi dovete aspettare che io adesso vi chiarisca tutti i dubbi che vi sono emersi ascoltando queste tre relazioni. Ovviamente ognuno dei tre relatori ha espresso la propria lettura del libro da un punto di vista particolare e ha messo in evidenza alcuni problemi, ma è evidente che se uno vuole capire qualche cosa di questo libro la cosa migliore da fare è leggerlo. Quindi io non posso aggiungere molto a quello che hanno detto loro, però alcune cose credo che dovrei dire, alcune cose fondamentali. In particolare voglio concentrare l'attenzione su due argomenti. Il primo è il nesso libertà-autonomia come base dei processi di liberazione. E il secondo è il problema della formazione dei movimenti collettivi e di quale aspetto organizzativo può assumere una rivoluzione oggi. Okay? Allora, chiariamo bene questa cosa, questa differenza tra libertà e autonomia. Come è stato già detto, il mio approccio non è filosofico o metafisico, è scientifico, mi baso proprio su risultati della ricerca scientifica. Esistono dei filoni di ricerca sia in economia sia in psicologia che hanno portato oggi a definire con una certa precisione i concetti di libertà e autonomia. È importante definirli con precisione, perché oggi tutti quanti parlano di libertà, cioè veramente la libertà è diventata uno di quei concetti passepartout, chiunque parla, anche i fascisti sono fuori dalla libertà, Berlusconi non ne parliamo, esiste un giornale che si chiama Libero, che è di estrema destra, esisteva un giornale che si chiamava Liberazione, che era di sinistra, però non si sa bene che cos'è questa libertà. Allora, questo filone di ricerca, che precisamente si è sviluppato nella filosofia analitica anglosassone e poi successivamente in una branca dell'economia matematica, addirittura ci sono aspetti matematici abbastanza complessi, però la cosa è molto semplice. La libertà è definita come l'insieme delle opportunità di scelta di un individuo, cioè le cose che un individuo può scegliere di fare. Okay? Allora, per definirlo dobbiamo porci in un istante precedente la scelta, quindi ex ante. Cioè, a noi non ci interessa sapere quali sono i criteri in base ai quali l'individuo sceglierà, quali sono i suoi gusti, i suoi desideri, i suoi valori, no? Perché ancora ci poniamo prima della scelta. Quello che vogliamo sapere è che cosa può scegliere di fare e che cosa può e cosa non può scegliere di fare. Questo è il punto. Chiarisco subito con degli esempi. È un insieme, essendo un insieme, è un insieme chiuso, limitato, ci sono dei vincoli, e questi vincoli possono venire dall'economia, dalla legislazione, dai principi etici, dagli usi, dalle consuetudini. Allora, un primo esempio è mettiamoci in un paese in cui sia obbligatorio per la donna portare l'hijab, ok? È obbligatorio, se non lo porti corri il rischio di essere fatta a pezzi, picchiata per strada, come minimo. Ok, confrontiamo una donna che si trova in questo paese con una che si trova in un altro paese in cui non c'è questo obbligo. Le due donne possono essere identiche, non ci sono identiche, avere gli stessi gusti, non ha importanza, però la cosa importante è che nel primo paese quella donna non ha una opportunità di scelta, non può scegliere di non portare l'hijab. Nell'altro può scegliere di portarlo o di non portarlo. Noi possiamo immaginare una donna che vive in Afghanistan e una che vive in Italia. A parità di altre condizioni, la donna che vive in Italia è più libera. È chiaro? Non sappiamo che cosa gli passa per la mente. E non ha importanza, perché noi ci poniamo prima che lei scelga di fare questa cosa.
il suo insieme di opportunità è limitato, in quel caso là, a un'opportunità in meno, va bene? Oppure poniamoci in un paese come l'Italia in due momenti storici diversi, prima della legge sul divorzio e dopo la legge sul divorzio. Prima della legge sul divorzio non c'era questa opportunità di scelta, dopo c'è. Quindi, indipendentemente che uno voglia o non voglia divorziare, che lo ritenga moralmente lecito o illecito, non ha nessuna importanza. L'importante è che prima di questa legge non si poteva divorziare, quindi non c'era questa opportunità di scelta, dopo c'è. Quindi le persone che vivono dopo in questa società, dopo questa legge, sono più libere di quella. È chiaro? Questa è la definizione di libertà. Prendiamo un aspetto economico invece. Prendiamo un operaio che guadagna, diciamo, 1.500 euro al mese. Con il suo reddito può scegliere di acquistare alcuni beni, ma non può scegliere di acquistarne altri. Confrontiamo quest'uomo con, ad esempio, il manager della sua impresa, immaginiamo che sia una impresa multinazionale, ok? Che guadagna 150.000 euro al mese, ok? Sono numeri non irrealistici. Bene, l'operaio non ha la libertà di comprarsi una Ferrari, che la voglia o no, però non ha questa libertà. La Ferrari non entra nel suo insieme di opportunità, perché con il suo reddito non può permettersi. Il suo manager ce l'ha questa libertà. Potrei moltiplicare gli esempi, ma insomma è abbastanza chiara questa cosa qua, no? Quando lui diceva che è un insieme misurabile, intendeva questo qua, perché le opportunità possono essere contate in linea di principio, poi in pratica è molto difficile perché c'è un'infinità di elementi in questo insieme, però in linea di principio la libertà è misurabile, definita in questo modo. Tra parentesi vorrei dirvi che questo concetto di libertà è definito in modo abbastanza rigoroso in Gramsci, ovviamente non in questi termini matematici, però in Gramsci si parla proprio di libertà in questo senso. Anche in Marx c'è un cenno. Un ultimo esempio, prendiamo un operaio che lavora in un'impresa ed è stato assunto con un contratto di lavoro dipendente, di lavoro quindi subordinato. Il contratto prevede che lui svolga attività lavorative sotto il comando della controparte, del datore di lavoro. Per legge deve obbedire gli ordini, entro certi limiti ovviamente, delle cose che il padrone non può fare, non può frustarlo per esempio, a meno da noi non può farlo, però entro questi limiti di autorità l'operaio è obbligato a svolgere attività lavorativa sotto il comando del datore di lavoro e quindi fa delle cose che non ha deciso lui di fare, e quando svolge attività lavorativa non ha praticamente nessuna opportunità di scelta, cioè lui non può scegliere di fare questo libro in un modo o in un altro, con la copertina rossa o bianca, quella è stata decisa da qualcun altro, lui deve semplicemente obbedire agli ordini. In questo caso diciamo, parliamo di una libertà di scelta nella sfera produttiva che è in linea di principio nulla per il lavoratore dipendente, mentre è positiva per il datore di lavoro, che sceglie cosa fare, cosa produrre, come organizzare la produzione, eccetera, eccetera. Bene, adesso vediamo che cos'è l'autonomia. È una cosa completamente diversa. È importante distinguere queste due cose, tra l'altro fino a qualche decennio fa non era chiara questa distinzione. I filosofi parlavano di libertà intendendo anche autonomia, insomma è una cosa un po' complicata, però adesso questa distinzione è stata fatta ed è abbastanza semplice, almeno in linea di principio. Riprendiamo la donna che vive in un paese in cui è obbligata a portare l'hijab, ok? Cosa può fare questa donna? Può fare sostanzialmente tre cose. Primo, lo porta anche se non vuole portarlo.
anche se i suoi valori, i suoi gusti, le sue preferenze gli dicono che non dovrebbe portarlo, non vorrebbe portarlo, però dovrebbe portarlo, se no becca un sacco di botte. Ok? Questa donna, possiamo dire, non è autonoma. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha compiuto un'azione che lei non ha deciso volontariamente e consapevolmente. Non ha deciso lei. Autonomia vuol dire, autonomia in un'azione vuol dire che quell'azione è stata decisa volontariamente e consapevolmente dal soggetto che la compie. Quindi, badate, ci poniamo in un momento ex post rispetto alla scelta. Dopo che la scelta è stata effettuata, ci domandiamo, l'hai fatta volontariamente? Sei consapevole di quello che hai fatto? La risposta è no, allora quell'azione l'hai fatta non autonomamente, non sei stata autonoma. Questa è la prima cosa che può fare. La seconda cosa che può fare è molto più complessa, ma in realtà forse è quella che è più diffusa. Tra l'altro, sapete, ci sono molte donne che anche da noi lo portano, no? E se poi andate a domandare, ma perché porti queste cose? Perché ti rendi conto che non sei libera? Lei si incazza pure, dice, oh, come, io l'ho scelto volontariamente, io lo faccio per libera scelta. Io voglio portarlo perché i miei valori mi dicono che devo portarlo, ok? Questa donna cosa ha fatto? Ha assimilato i valori che stanno dietro quel tipo di comportamento, li ha fatti propri, li ha introiettati, interiorizzati, eccetera, ci sono varie gradazioni, ora non voglio entrare nei dettagli, e quindi ha scelto volontariamente di fare quell'azione in base ai propri valori. Quella donna porta lì già volontariamente e quindi è autonoma. Mi può sembrare strano, paradossale. Due donne portano tutte e due l'hijab, una è autonoma e una no. Questo tipo di autonomia, io lo definisco autonomia adattiva. Perché? Perché l'individuo si adatta ai valori della società, li introietta e si comporta in base a questi valori facendo le scelte che deve fare per far funzionare la società. Quando prima si parlava del fatto che molti individui non fanno la rivoluzione, anche se sono oppressi, è perché la stragrande maggioranza degli individui ha introiettato i valori della società e certe scelte le fa autonomamente. Quando uno va a votare, un operaio va a votare per la Lega, non può dire che è un coglione, che è un deficiente. Va a votare perché in base a certi valori che lui ha assimilato ritiene giusto fare quelle scelte e quindi ha votato la Lega autonomamente. Questa è la seconda cosa. La terza cosa che può fare quella donna è riflettere sulla situazione e sui valori, su se stessa, capire che quella norma è una forma di oppressione per lei, rifiutare i valori che la opprimono, che la mettono sotto la soggezione degli uomini, assimilare, diciamo, sviluppare altri valori e fare scelte alternative a quelle consuete in base a questi altri valori. Per esempio, quindi può decidere di non portarlo, rischiando anche la vita. È una scelta rischiosa. Questa io la chiamo autonomia liberatoria. Ed è una condizione fondamentale per innescare i processi rivoluzionari. È evidente che è molto difficile fare questa scelta per un singolo individuo. Una donna che si comporta così in Afghanistan veramente rischia quantomeno un sacco di legnate. Se però invece di essere una donna sono molte donne e se riescono a organizzarsi e si riescono anche a reagire a quel tipo di pressione, possono innescare un processo di cambiamento per cui quell'atto di liberazione individuale diventa un atto di liberazione collettiva. Ed è così che nascono i movimenti di liberazione. Allora, spero di essere stato chiaro nella definizione di questi due concetti, autonomia e libertà. Si è parlato prima anche della definizione della natura umana,
Si è anche detto che alcuni filosofi o economisti danno delle definizioni assiomatiche o metafisiche della natura umana. Il classico esempio è l'economista neoclassico utilitarista che dice l'uomo è un uomo economico, cioè uno che massimizza la propria utilità in modo razionale, bla 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 bla, da alcune serie di opere scientifiche che ti portano a vincere il premio Nobel se hai assimilato questa cosa qua. Ma è una cosa che non sta in cielo né terra, perché tutti sappiamo che gli uomini non si comportano così. Va bene? Ma come si comportano? Come facciamo a sapere come si comportano effettivamente? Come facciamo a sapere qual è la natura umana? Allora, il mio punto di partenza è che non esiste la natura umana. Cioè, l'uomo è un essere abbastanza malleabile, fortemente influenzabile dalla società e dai valori in cui è stato educato, in cui è cresciuto. Ed è un essere naturale, cioè un animale fondamentalmente, un animale sociale, certo, e in quanto tale ha dei bisogni. Quindi si tratta di capire quali sono i bisogni dell'individuo. Ora, anche in questo caso c'è una vastissima documentazione scientifica che opera soprattutto di psicologi e di psicologi del lavoro. Ma va proprio delle ricerche empiriche in fabbrica o anche nelle cliniche per capire quali sono i bisogni fondamentali degli esseri umani. Quindi, guardate, non è una filosofia, una metafisica, un'antropologia filosofica, sono risultati di una ricerca empirica. Per dirvi alcuni nomi di psicologi che hanno lavorato a questo approccio, uno più importante è Maslow, forse qualcuno conosce. È quello che volevo citare, le risonanze cognitive, infatti. Non te l'ho detto. Dizzy Ryan, comunque nel mio libro sono citati. C'è un settore di ricerca, si chiama, mi sembra, psicologia positiva. Questi studiosi sono arrivati alla conclusione che gli esseri umani, almeno quelli che noi conosciamo, quelli su cui abbiamo fatto delle indagini, quindi oggi, hanno fondamentalmente due insiemi di bisogni, che sono chiamati bisogni edonici e bisogni eudemonici. Edonici sono quelli che riguardano la sopravvivenza dell'individuo, bisogni di consumi, di sicurezza, di cura delle malattie, di una vecchiaia con una pensione decente, queste cose qua che sono quelle su cui si concentrano gli economisti normalmente. Queste sono importanti, sono fondamentali, però si è scoperto che non sono i più importanti. I bisogni eudemonici sono quelli che hanno a che fare con diciamo, l'identificazione, con ciò che l'individuo ritiene la parte più profonda, più intima di se stesso, quelli nei quali l'individuo vorrebbe realizzare se stesso, e sono fondamentalmente tre, cioè bisogno di autonomia, okay? Cioè l'individuo ha bisogno di sentirsi l'artefice delle proprie azioni. Quando è costretto a fare delle cose sotto il comando o il condizionamento di un altro, è infelice, si sente oppresso. Quindi, autonomia, oppressione. Bisogno di autonomia. Bisogno di autorealizzazione. Cioè, l'individuo ha bisogno di esprimersi in quello che fa. Cioè, di fare delle cose in cui esprime la propria personalità. Quindi di creatività. Bisogno di creatività. È facile capire questa cosa se si pensa al lavoro di un artista. Ovviamente un artista fa delle cose perché quello che fa, le fa volontariamente, ovviamente, è autonomo, e le fa per esprimere se stesso. È un'attività creativa. È prova una grande soddisfazione, non soltanto nell'opera che ha compiuto, ma anche nel compiere l'opera, nel momento in cui si sta esprimendo. Il discorso vale per l'artista, ma anche per lo scienziato, quando fa ricerca scientifica, il filosofo, eccetera. Ovviamente non vale per il lavoro che sta, per il lavoratore che sta alla catena di montaggio.
Perché? Perché le merci che produce intanto non l'ha deciso lui e quindi non può esprimere la propria personalità. Il terzo bisogno è il bisogno di socialità, cioè l'individuo ha bisogno di interagire. Diciamo felicemente con gli altri, cioè di avere un'interazione con gli altri che gli dia soddisfazione. Quindi non qualsiasi tipo di organizzazione soddisfa questo bisogno. Per esempio l'organizzazione gerarchica non la soddisfa. Faccio sempre l'esempio della fabbrica, l'operaio che sta in fabbrica deve obbedire al capetto, al misuratore dei tempi, al manager, eccetera, eccetera. La socialità è alienante, non è un modo per soddisfare i bisogni di socialità, quello, d'accordo? Allora, l'individuo è mosso dai bisogni, cioè dal tentativo di soddisfare i propri bisogni, e questo spiega i processi storici e rivoluzionari, cioè il libro intitolato Liberazione, come ha fatto notare lui, è anche un'interpretazione della storia. Dice che la storia è fondamentalmente un processo di liberazione. Non sappiamo se nel futuro sarà così, perché appunto rifiutando Hegel non abbiamo una filosofia della storia, però sappiamo che in passato è stato così. Cioè, le forme di organizzazione sociale si sono evolute nel tempo, tra alti e bassi, ma si sono evolute nel senso di espandere l'insieme di opportunità. Fino a questo momento. Poi, di fronte a noi c'è sempre socialismo barbarico, mettiamola così. Non sappiamo dove si va a finire. Però non c'è dubbio che fino a questo momento è così, perché se voi confrontate le condizioni di vita di uno schiavo romano e quella anche di un lavoratore salariato, indubbiamente c'è stato un progresso. Oppure le condizioni di vita di una donna nella società greca classica con la donna della società greca di oggi è enormemente più libera, d'accordo? Quindi la storia si sviluppa come processo di liberazione perché gli individui sono mossi dal bisogno di realizzare la pulsione di realizzare i propri bisogni, soprattutto eudemonici, ma anche quelli ironici ovviamente, anche se quando lo fanno non ne sono consapevoli. Guardate, l'operaio che lotta per avere un aumento di salario o una riduzione dell'orario di lavoro non sa neanche pallidamente cosa vuol dire autonomia e libertà, non gliene frega niente, non sta lottando per quello, però in realtà sta lottando per avere un aumento di salario, cioè per espandere il proprio insieme di opportunità, quindi sta lottando per la liberazione. Se vuole una riduzione dell'orario di lavoro, sta lottando per l'aumento del tempo libero. Il tempo libero è quello in cui può fare scelte non condizionate dalla gerarchia. Quindi, anche se storicamente le motivazioni delle lotte non sono state definite in termini di liberazione, a volte sì, a volte no, però di fatto noi possiamo ridurre tutte le lotte di emancipazione a lotte per l'espansione della libertà. E la cosa si spiega per questa dialettica tra bisogno di autonomia e vincoli che la società, la cultura, l'economia pongono agli insiemi di opportunità. Gli insiemi di opportunità si allargano perché l'individuo è mosso dal bisogno di autonomia. Questo è il nucleo fondamentale del libro, poi su questo viene costruito tutto il resto. E visto che il tema che mi sembra che è interessato più di tutti qua è quello del movimento di liberazione, della rivoluzione, se vogliamo, vorrei dire qualcosa anche su questo. Su questo ho dei dubbi, cioè non ho le idee chiarissime, lo devo dire. No? Le cose che ha detto lui mi convincono. Ha detto qualcosa in più di quello che ho scritto io. Però alcune cose però sono abbastanza chiare. Lui per esempio ha parlato di due schemi di rivoluzione, li ha chiamati machiavelliano e gramsciano. Io uso questi termini. Lo schema machiavelliano è in pratica quello che si è verificato in quasi tutte le rivoluzioni che si sono verificate storicamente.
perché Machiavelli parte dal presupposto che il popolo è moralmente corrotto, cioè vittima dell'ideologia, lui diceva, della Chiesa Cattolica, lui attribuiva alla Chiesa Cattolica questo, per cui non ha amore per la libertà, non è disposto a lottare per la libertà, e quindi da questo popolo non ci si può aspettare che faccia la rivoluzione. Lui non usava il termine rivoluzione. È un popolo che vive nell'oppressione e non è in grado di liberarsi perché, oggi diremmo, è stato egemonizzato culturalmente dal potere. Allora, qual è la scommessa che fa Machiavelli? La scommessa è che sorga un principe nuovo, magari il principe nuovo, cioè un soggetto che può essere individuale ma anche un gruppo che fa della politica una professione. Politica intesa come conquista del potere, che usa tutti i mezzi necessari, anche i più immorali, perché viene una società immorale, per prendere il potere e creare le condizioni del vivere libero. Guardate, questa può sembrare una cosa strana, ma Machiavelli lo dice esplicitamente, il principe nuovo si deve appoggiare al popolo, perché il popolo ama la libertà, anche se non è disposto a lottare la libertà, mentre i grandi amano opprimere. Quindi il principe nuovo è un liberatore. Tra parentesi, a un certo punto, dopo che la Repubblica in cui lui era stato cancelliere è stata affossata da un colpo di Stato fatto dall'esercito spagnolo a servizio della famiglia Medici, e i Medici tornano al potere, a un certo punto il capomandamento della famiglia Medici chiede agli intellettuali fiorentini di dare gli suggerimenti su come riformare la Costituzione fiorentina. E Machiavelli fa una sua proposta, è interessante questo, lui propone, va bene, sostanzialmente dice questo, il potere ce l'avete voi e lo esercitate sotto forma di monarchia, ok, però governi da monarca, ma dai una Costituzione repubblicana, di modo che quando tu muori il popolo possa tornare ad autogovernarsi. Ma dai, è una cosa pazzesca, ma ovviamente non hanno preso neanche in considerazione questa proposta. Però l'idea è questa qua, che il principe nuovo fa, io la chiamo rivoluzione, lui la chiamava rivoluzione, insomma, prende il potere, crea una società di transizione con la quale pone le condizioni del vivere libero, di un futuro vivere libero. Allora, dico, questo è lo schema che è stato in pratica adottato da tutte le rivoluzioni che noi conosciamo. Quella inglese in cui c'erano i levelers, quella americana, quella francese, quella russa, eccetera. Cioè c'è sempre un'avanguardia di politici di professione che prende il potere e cerca di trasformare la società nell'interesse del popolo. L'ultima attualizzazione di questo modello, l'ultimo teorico, stavo lì, anzi prima di lui, Robespierre. Robespierre parlava del dispotismo della libertà. È una forma di dispotismo che serve ad espandere la libertà. Che ha anche un senso in base alla definizione di libertà che vi ho dato prima. Ho pensato a Kemal Pasha in Turchia, dopo la prima guerra mondiale, prese il potere, creava una. Modernizzò la Turchia, cercò di trasformare in uno stato laico, moderno, eccetera. Tra le altre cose, proibì l'uso dello chador alle donne. Una cosa, lo fece in modo assolutamente non democratico, perché se avesse sottoposto questa decisione al popolo, sicuramente non sarebbe passata, perché non soltanto tutti gli uomini, ma anche gran parte delle donne avrebbe votato contro. Quindi questo è il dispotismo della libertà. Il dittatore prende il potere e lo usa per espandere la libertà del popolo. Può sembrare un paradosso, si parla anche del dittatore libertario. Rousseau pure parlava di uno schema del genere. E diceva addirittura che bisogna obbligare gli individui ad essere liberi. Che si può dire di questo schema? Si può dire che non ha funzionato purtroppo. Perché? Perché una volta che il principe nuovo prende il potere, se lo tiene. Non c'è niente da fare.
l'ENI ha preso il potere, ha fatto, certo c'erano i soviet, non è che l'ha fatto lui, c'erano, l'ha fatto il popolo, i soviet, è andato al potere promettendo l'assemblea costituente, poi ci sono state le elezioni dell'assemblea costituente in cui i bolscevichi erano in stretta minoranza e lui ha cancellato l'assemblea costituente. Quindi il principe nuovo prende il potere, ma alla fine non è in grado di governare democraticamente, deve imporre dei provvedimenti che magari sono di liberazione, ma deve imporre perché il potere è il potere, lo Stato è lo Stato. Allora, l'altro modello era quello di Gramsci. Ora, mi potrà sembrare strano che io usi Gramsci contro Lenin, anche perché lui, come sapete, ha scritto un libro tra i guerrieri del carcere, sono delle note su Machiavelli, e propone il concetto di moderno principe, che molti ritengono che sia una riproposizione del principe nuovo di Machiavelli. Per Gramsci, moderno principe sarebbe il Partito Comunista. In realtà non è la stessa cosa, secondo la mia interpretazione è proprio la negazione del principe nuovo. Perché? Perché Gramsci dà molta importanza ai fattori culturali, sociali e di egemonia culturale e politica. Per Gramsci la condizione fondamentale per fare una rivoluzione è di conquistare l'egemonia culturale. Conquistare l'egemonia culturale vuol dire che il popolo in qualche modo si libera dei valori tradizionali, quelli che ottenevano oppresso. E quindi quando c'è un rovesciamento di potere, il popolo è pronto per autogovernarsi. Il moderno principe di Gramsci non è l'avanguardia esterna di Lenin che prende potere e poi esercita una dittatura, per quanto volete libertaria, ma comunque è una dittatura. Il moderno principe è un partito che sta dentro il popolo, che ha svolto un lavoro di liberazione culturale innanzitutto e ha creato le condizioni affinché il popolo possa autogovernarsi e quindi a quel punto la rivoluzione dovrebbe essere eseguita da un sistema che non si trova in contrasto con la democrazia. È utopistico questo modello? Non lo so. Si sono verificate rivoluzioni di questo tipo? Forse la rivoluzione messicana aveva in parte questo. Sicuramente in Italia la resistenza ha avuto questo aspetto. La resistenza è stato un movimento di popolo in cui c'è stata ovviamente un'avanguardia, cioè i partigiani, ma era un'avanguardia che stava dentro il popolo, che si muoveva non solo nell'interesse del popolo, ma anche con il consenso, con l'appoggio del popolo. Dopodiché, una volta rovesciato il regime fascista, si è creata una repubblica con forti avanzamenti politici e civili. Per esempio il suffragio universale è una cosa che prima di allora era anche inconcepibile. Quindi quello potrebbe essere un esempio. Un altro esempio esempi modernici potrebbe essere molti di rivoluzioni che sembrano fallite ma in realtà non sono fallite. Prendiamo il 68, ok? Ora, chiunque tra di voi abbia la mia età magari avrà partecipato al movimento del 68, comunque sa di che cosa si è trattato e sarà pronto a penserà diciamo che è stato un fallimento completo. Ma siamo sicuri che è stato un fallimento completo? Certo, non abbiamo preso il potere. Però, mettetevi nei panni delle donne, perché la parte del movimento del 68, una parte consistente, forse la parte più interessante del 68 è stato il movimento femminista. Non hanno preso il potere, però hanno determinato dei cambiamenti valoriali, culturali e anche legislativi che hanno fatto fare degli enormi progressi alle donne. Pensate alla legge sull'aborto, sul divorzio, sul nuovo diritto di famiglia. Oggi le donne in Italia, ma anche nel resto del mondo,
sono le condizioni di maggiore libertà, di maggiore autonomia rispetto a, diciamo, agli anni 60 e 50. Quindi quella in un certo senso è stata una rivoluzione che ha avuto successo, in un certo senso. Per altri versi c'è stato un regresso dopo, per esempio per le condizioni di lavoro. Inizialmente è stato un grosso progresso, lo statuto dei lavoratori è stato un progresso enorme, che è stato determinato anche dal turno caldo. Poi dopo c'è stato un regresso. Quindi questo tipo di rivoluzione può portare a degli avanzamenti, ma che possono anche essere seguiti dagli arretramenti. Non dobbiamo pensare alla rivoluzione come un processo in cui il partito prende il potere dello Stato e poi usa lo Stato per trasformare la società, in senso libertario. Non possiamo pensarla così, innanzitutto perché storicamente non è stato così, non è accaduto. Ma anche perché non è giusto che sia così. La logica, diciamo, l'analisi storica ci porta a concludere che non deve essere così. Deve essere un processo molto più profondo, più esteso, che deve coinvolgere non soltanto le avanguardie, lo Stato o i politici professionali, ma deve coinvolgere tutto il popolo. E quindi è un processo che può andare avanti, può durare a lungo, può avere degli avanzamenti, può avere degli arretramenti, e nel quale la forma tradizionale di organizzazione politica svolge un ruolo secondario, come è stato sottolineato prima da Valerio. Certo, svolge un ruolo organizzativo importante, però quello che conta in realtà è un movimento composto da una miriade di piccoli centri organizzativi che interagiscono tra di loro, che possono anche avere delle divergenze tra di loro, ma che poi convergono in certe... L'ultimo esempio di un movimento di questo genere è stato il movimento antiglobalizzazione, il movimento No Global, è durato una decina d'anni. Anche quello alla fine si è risolto in un fallimento, però è un modello di come può funzionare questo processo. L'ultima osservazione, si è parlato del leader carismatico, non vorrei aver dato l'impressione che io sostenga che ci deve essere il leader carismatico, no, proprio non mi piace neanche l'idea che ci sia un leader. Di fatto però storicamente è accaduto così. Storicamente non esiste nessuna rivoluzione in cui non ci sia stato un leader carismatico. Cromwell nella rivoluzione inglese, Washington in quella americana, Robespierre, Danton in quella francese, Lenin, Trotsky in quella inglese, Mao Zedong, non ce n'è una in cui non ci sia stato un leader carismatico. Ma perché il leader carismatico è presente in tutti questi processi rivoluzionari? Quale funzione svolge? Svolge una funzione importante, almeno storicamente ha svolto una funzione importante, forse in futuro se ne potrà fare a meno, non lo so, però storicamente è accaduto questo. Il leader carismatico è un soggetto molto sensibile, innanzitutto, è capace di percepire gli umori, le idee, i valori, le credenze diffuse nel popolo. Di percepire le cose che i singoli individui non sono in grado di sintetizzare, anche perché individui diversi possono avere idee più o meno diverse. Il leader carismatico è quello che sintetizza il nucleo di queste credenze e lo esprime sotto forma di parole d'ordine. Il leader carismatico non scrive dei trattati come questo o come il Capitale. Scrive dei programmi con delle parole d'ordine semplici. Ok? Per Lenin la pace. Durante la guerra la parola d'ordine vincente è stata la pace. Di firmare l'armistizio. Ed era un'idea, un bisogno che tutti i russi sentivano. E poi altri vedono la terra, eccetera, eccetera. Quindi il leader è colui che sintetizza le opinioni diffuse tra il popolo, le esprime sotto forma di un programma e le trasforma in obiettivi di lotta e quindi anche in strumenti di organizzazione. Quindi il leader percepisce le idee, le elabora, le esprime,
le trasforma in obiettivi e ci costruisce l'organizzazione intorno. E in questo senso è l'espressione del movimento. Non tutti i leader hanno questa capacità. Ci vogliono delle capacità particolari, per questo dice che il leader è carismatico. Perché una volta che ha fatto queste cose, il popolo si riconosce lui. Il popolo dice, ah sì, è proprio questo che pensavo io. Quindi lui ha capito quello che volevo io. Lui ha capito cosa bisogna fare, quindi lo facciamo. Il leader carismatico è questo. Lenin era questo. Stalin non era questo. Stalin non aveva questa capacità. Diciamo, la leadership di Stalin era piuttosto un culto della personalità costruito in modo posticcio dal potere dello Stato. Ma all'epoca della rivoluzione Stalin non contava assolutamente niente, ma neanche lo conoscevano la maggior parte dei rivoluzionari. Quindi il leader carismatico in tutte le rivoluzioni che si sono verificate storicamente ha svolto un ruolo importante, e anche se non ci piace ammetterlo, a me non piace ammetterlo, perché piacerebbe di più una rivoluzione senza leader carismatici. Però di fatto sono stati. La scommessa è che si possa verificare quello che diceva Valerio, cioè che con il passare del tempo, e soprattutto oggi che abbiamo a disposizione le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, si possa organizzare un tipo diverso di movimento in cui conti di più la struttura di rete che non la struttura gerarchica, e che questo movimento sia in grado di raggiungere certi obiettivi con un'organizzazione che non sarà magari un'organizzazione ferrea come quella del Partito Bolscevico, che tuttavia funziona come strumento di mobilitazione. L'esempio, di nuovo, è quello del movimento in Europa, in cui c'è una capacità di mobilitazione incredibile. Si usava internet. Nel giro di una settimana c'era una mobilitazione con milioni di persone, ci siamo incontrati a Parigi, a Firenze, quindi questo nuovo strumento di comunicazione, ora qui bisognerebbe fare tutto un discorso sui strumenti di organizzazione, e lui che ha letto quel famoso articolo vi può dire che anche le forme di comunicazione svolgono un ruolo importante nelle organizzazioni. Però lasciamo parte questo argomento e vorrei concludere dicendo che, ripeto, su queste cose non ho le idee chiarissime, ma la mia speranza è che con la possibilità di usare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i movimenti di liberazione possano assumere sempre più le caratteristiche di una rete autopoietica, cioè capace di autogenerarsi e creare i propri obiettivi e perseguire, raggiungere i propri obiettivi, senza bisogno di strutture di potere come il partito centrale. Grazie. Facciamo una pausa di 5 minuti, 10 minuti.